Entra in scena il crimine organizzato, il ciclo economico boom and bust. Perché Pirindelli chiama lo Stato e le autorità monetarie, il sistema bancario? Lo chiama crimine organizzato oppure criminalità organizzata? Perché? Perché, come detto prima, la macchina coercitiva statale e anche il sistema, le autorità monetarie, possono compiere legalmente azioni che, se fossero compiute da chiunque altro, sarebbero considerate crimini. In particolare, qui c'è contraffazione del denaro da parte della banca centrale, che stampa denaro nuovo dal nulla, e c'è appropriazione indebita, come vedremo meglio dopo, cioè da parte delle banche commerciali che prestano ad altri il denaro depositato dai clienti. In questo senso la legge non è quella con la L maiuscola, ma il positivismo giuridico è la legge con la L minuscola, cioè non è il limite ai poteri coercitivi, ma è proprio lo strumento di potere coercitivo arbitrario. Dunque, in assenza di queste istituzioni criminali, il tasso di interesse esprime le preferenze temporali delle persone e svolge una funzione di coordinamento tra risparmi e investimenti. Ed è questo coordinamento che rende la crescita strutturale, cioè una crescita economicamente sostenibile. Ora vediamo che succede quando le istituzioni statali e monetarie, attraverso mezzi coercitivi, producono un'espansione artificiale del credito, detta anche inflazione monetaria. Con l'uso della forza viene sostituito il denaro con il denaro fiat. Che cos'è il denaro? È la merce non arbitrariamente inflazionabile. È la merce spontaneamente selezionata dal mercato come la più commerciabile, diciamo che sia l'oro. E questo è il denaro vero, merce non arbitrariamente inflazionabile, e viene sostituita con il denaro fiat, cioè i pezzi di carta che portano i simboli dell'organizzazione criminale stessa, cioè i simboli dello Stato oppure della BCE. Quindi si proibisce con la violenza alle persone l'uso del denaro, e si impone alle persone di far uso soltanto del denaro fiat. Poi sempre le istituzioni che Birindelli chiama crimine organizzato inflazionano sempre di più il denaro fiat. Ne aumentano continuamente la quantità mediante espansione artificiale del credito. La continua inflazione del denaro fiat serve all'organizzazione criminale per espandersi, per acquistare beni e servizi, per finanziare le sue guerre, per trasferire risorse dai creditori ai debitori. E quindi soprattutto a se stessa, perché lo Stato è sempre un debitore, grazie all'emissione di titoli di Stato. E poi l'inflazione di denaro fiat serve a comprarsi il favore delle persone che opprime, cioè ad assicurarsi il consenso delle classi politiche. In pratica l'inflazione continua di denaro fiat serve all'organizzazione politica per fare ciò che vuole. Qui c'è una nota che spiega perché l'inflazione monetaria trasferisce risorse dai creditori ai debitori e quindi anche allo Stato, cioè dai cittadini allo Stato. Vediamo questa nota. La ragione per cui l'espansione artificiale del credito e quindi del denaro, l'inflazione monetaria, trasferisce risorse dai creditori ai debitori è che tende a ridurre il potere d'acquisto della moneta. I debitori quindi restituiranno una somma che è uguale in termini nominali a quella presa in prestito, ma che in termini reali è inferiore. Infatti, dopo che il processo di inflazione monetaria avrà fatto il suo corso, la stessa quantità di denaro potrà comprare meno beni di prima. L'espansione artificiale del denaro e del credito impedisce al tasso di interesse di svolgere la funzione di coordinamento fra risparmi e investimenti. Questo produrrà una fase di espansione economica insostenibile, cioè il boom, la bolla, seguita necessariamente da una fase di contrazione economica, il bust, la crisi, che riporterà il sistema economico non al punto dove stava all'inizio del processo di inflazione monetaria, ma molto più indietro.